Ciao a tutti, buongiorno mondo, benvenuti o ritornati su questo canale, più precisamente in questo nuovo vlog. Comunque, oggi, nuovo vlog, oggi dovrebbe essere il 29 dicembre e cambio braccio perché mi si stava chirosando questo, ho lo smalto che è in condizioni pessime, mi devo ricordare di non comprare più gli smalti della Lidl. Tanti anni fa erano buoni, mi piacevano, duravano. Adesso non so per quale motivo, cioè questo smalto ha 2 giorni e ok che faccio le faccende, uso tanto le mani, cucino, pulisco e lavo i bambini e quant'altro, però veramente, cioè 2 giorni ridursi così, boh, non lo so, o hanno cambiato la formulazione o sono le mie unghie che hanno cambiato la parte superficiale, come che si dice, e sono diventate più grasse, boh, non lo so, sarà la gravidanza o è lo smalto della Lidl, non lo so. So che a me mi fa questo effetto, cosa che prima non lo faceva. Comunque, oggi giornata tranquilla, faccia devastata come al solito. Ah sì, volevo ringraziare tutte le nuove iscrizioni perché in questi giorni siamo aumentati tantissimo, credo in 400 iscrizioni in 2 giorni, quindi veramente grazie, 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 grazie mille di cuore a tutte e a tutti i nuovi iscritti e iscritte. Grazie mille, sono molto contenta che il mio canale per la sua semplicità e spontaneità vi piaccia. Cambio braccio perché mi si stava chirosando quello lì. Comunque vi stavo dicendo, anche oggi starete in mia compagnia, spero che vi faccia piacere, così ci teniamo compagnia a vicenda, siccome sono a casa da sola tutto il giorno con 2 lattanti e quindi è così. Adesso vado a sistemare i bambini, gli vado a dare un po' di seno e faccio qualche faccenda e basta, vedremo, vedremo insieme cosa succederà oggi. Dovrebbe essere una giornata molto molto tranquilla. Vi faccio vedere cosa è appena arrivato. È arrivato un pacco di H&M, sono troppo contenta e i bambini sono tranquilli, quindi apriamo. In quest'ordine ho comprato anche una cosa per me. Ta-da! Io in inverno amo alla follia la ciniglia, il velluto, tutti questi tessuti morbidosi e mi sono comprata questa camicetta. Guardate che carina della Divided. Ho preso una M a costine, molto molto bella, stupenda. E me la vedrete sicuramente in qualche altro videoblog o video outfit. E guardate che carina, bellissima. Poi ho preso questa t-shirt per Giulietto. Giulio è il mio secondogenito che ha 3 anni. Guardate che carina, molto bella da ometto. Bella, mi piace tantissimo. Poi, sempre per il mio ometto, ho preso questa felpa molto carina. Guardate che bella, molto bella. E poi avevo preso qualcos'altro, sì, infatti, ecco qua. Ho sbagliato, me ne sono resa conto adesso. Ho messo nel carrello, al posto che una quantità, 2 quantità di questi leggings. Mannaggia, mi sono proprio sbagliata. E va bene. Carini, molto carini, belli. In velour ne ho presi 2. Vabbè, pazienza, uno lo metterò in vendita su Vinted. E
Avevo preso qualcos'altro, ma mi deve arrivare un altro pacchetto, quindi prossimamente, nei prossimi vlog, vi farò vedere cos'altro ho preso da H&M. Adesso vado a provarmi questa camicetta perché mi piace tantissimo. Ecco qui la camicetta. Devo dire che mi piace particolarmente. Ho ancora un po' di pancia. Vabbè, con due gemelli. Ho partorito da un mese, ero così, quindi direi che va bene, pian pianino scenderà, bisogna solo avere pazienza. E comunque concentriamoci sulla camicetta, che è meglio, lasciate perdere la mia panza. E comunque bella, mi piace veramente tantissimo. Non mi fanno impazzire i bottoni così, avrei preferito quei bottoni perlati a click. Al posto che questi, però va bene, vanno bene lo stesso. E la camicetta è bella calda, bella morbidosa. Mi piace molto come è fatta. Potevo prendere anche una small, onestamente, però va bene anche questa. Bella. Che bella sveglia direi stamattina. Amore, a cosa stai pensando? Dillo, mamma tua. A cosa stai pensando? Alle scatole? Sì, questa è molto bella, con tutti i pallini. Adesso ti sta venendo l'abbiocco? Abbiamo la bocca tutta sporca perché abbiamo preso le vitamine. Vero? Qui invece abbiamo Mattia, che sta pisolando. Io ai bambini sto dando queste vitamine qua, la vitamina K, 5 gocce, dal 28 dicembre fino al 28 marzo. Poi sto dando il ferro, 5 gocce fino a svezzamento. E poi ho queste 3 gocce fino ai 12 mesi. Queste sono tutte le cose che devono prendere loro. Siccome è bella attiva stamattina, ho deciso di metterla qui dentro. Tutti questi giochi. Sono belli, vero Sofia? Brava, impara a usare le manine. Bravissima. Hai visto che hai le manine? Ecco a cosa servono. Le manine. E tu le puoi muovere come vuoi. Belle le manine. Mi sono fatta il bagno, mi sono levata tutto lo smalto e ho messo uno smalto rinforzante e adesso faccio merenda con questo buonissimo budino. Siccome i bambini sono abbastanza buoni, sono svegli ma sono tranquilli, quindi io adesso faccio merenda. Poi vi volevo fare vedere questa camicetta indossata. Chi mi segue sempre l'avrà sicuramente già vista in un precedente vlog. O forse video haul, non mi ricordo più che video avevo fatto, sempre di H&M, in cotone pesante, anche se sul sito c'era scritto tipo ciniglia, mi pare, veramente molto carina. Io amo molto questa fantasia per Natale, per Capodanno, come alcuni di voi me lo hanno chiesto nei precedenti video. È carina, mi piace, anche se voglio portarla da mia mamma a Reggio perché vedete che va giù dritta. Ecco, non mi piace tantissimo, quindi ho intenzione di modificarla leggermente andando a sottolineare un pochino il punto vita con un elastico, insomma. E sì, credo proprio che farò mettere un elastico qui in modo da fare una tipo un'arricciatura per andare a sottolineare il punto vita, perché mi piace tantissimo. Ho preso sempre una M, però non mi piace che cada giù dritta, insomma. Mi piace sottolineare il punto vita. Con i bambini in braccio ho preparato i pizzoccheri, la cena, io li adoro e vi saluto qui e buona cena a tutti. Ciao!